Vado? Buongiorno, ci troviamo all'interno del convento di Sant'Antonio a Mercato San Severino. Oggi, 8 ottobre, si è tenuta la prima manifestazione, il primo memorial per Daniela Delli Priscoli, una nostra carissima amica che purtroppo è venuta a mancare prematuramente l'anno scorso, l'8 dicembre. Abbiamo pensato ad un memorial particolare, speciale, dedicato a lei in quanto una donna solare, piena di energia, come dico io, amava pedalare nella sua vita, nel senso che prendeva sempre tutto di petto e riuscì a raggiungere quello che voleva. Noi siamo due amiche, insieme alla sua famiglia abbiamo pensato a questo momento che in realtà è stato ben accetto dall'intera comunità di Mercato San Severino. Lascio giusto il ringraziamento a chi ha reso possibile questo evento. In pratica abbiamo avuto il supporto del Castello, il Centro Commerciale, Monelli Bakery, la Cartolibreria New Stilus, Rosticceria Pizzeria al Castello, ancora il Caseificio del Principato, nonché l'Angolo del Buongustaio, Transitalia, Centro Commerciale Plaza, Meca SRL, Napoli Trans, GSP e infine abbiamo avuto anche il patrocinio morale del comune di Mercato San Severino. A fianco a me c'è Tiziana, una sua carissima amica, una carissima amica di Daniela, che ci lascia un ricordo di Daniela perché questa mattina ha recitato per noi una piccola poesia dedicata appunto a lei. Grazie. Abbiamo dedicato questa manifestazione a lei perché lei è una donna speciale, una donna solare, una donna piena di gioia, una donna piena di umanità, con un sorriso stampato perenne sul viso. Sei l'amica di tutti quelli che hanno avuto la fortuna di averti conosciuto, di averti incontrato. Per te, Daniela, abbiamo dedicato tutto questo e siamo felicissime di averlo fatto. E ringraziamo ovviamente tutte le persone che hanno praticamente deciso di trascorrere con noi questa mezza mattinata pedalando in un paese davvero diverso, colorato, con questi palloncini che hanno praticamente rallegrato e reso il percorso ancora più bello di quanto già non fosse. Grazie a tutti voi. Grazie. Un'ultima cosa, Daniela aveva come sua frase che lei amava dire sempre ed è questa: la famiglia è il bene più prezioso, e noi abbiamo voluto condividerla con i cappellini proprio per lasciarla perennemente questa frase nella nostra vita. Grazie. Grazie a voi. Shut up!